Giornata numero 4 per il campionato di Serie A1 femminile, che propone tre incontri interessanti in virtù della classifica attuale. Il match di cartello è anche il remake della finale scudetto della stagione scorsa e del match che ha assegnato la Supercoppa a inizio stagione. Iomi Salerno da una parte, Teramo dall'altra. Il titolo di campione d'Italia in mano alle abruzzesi, che però hanno perso il primo confronto stagionale contro la formazione di Nasta. Quest'ultima è reduce in campionato dallo stop nello scontro diretto contro Sassari 32-29 la settimana scorsa in terra sarda, mentre la compagine abruzzese ha ottenuto il suo primo successo stagionale in casa del Nuoro con il risultato di 25-28. Domani la gara avrà inizio alle 18:30 e sarà arbitrata dai signori Cosenza e Schiavone. Chi guarda con interesse al risultato del Palapalumbo e la capolista Sassari. Le ragazze di Baroffio hanno già 3 punti di vantaggio sulle inseguitrici e domani sono impegnate sull'ostico campo del Mestrino, neopromossa che ha però già ottenuto i suoi primi 3 punti nella massima serie. Gara, quella in programma al Palasport di Lissaro, dall'esito dunque per nulla scontato, che sarà diretto dalla coppia Iaconello-Iaconello con il via alle 17. Il terzo incontro in programma si gioca al Pala San Giacomo in terra di Puglia. Qui l'altra neopromossa, la Lombardi Ecologia Conversano, cercherà di tenere il passo di Sassari e Salerno. Per farlo però dovrà superare la concorrenza agguerrita del giovane Nuoro, compagine allenata da Mister Deiana, che va a caccia della prima vittoria stagionale. Dirigono la contesa i signori Simone e Monitillo. Si comincia alle 18:30.